Castorchio venne costruito nel 1742 dagli Oggiognesi. Qua sotto venivano riposti i grappoli d'uva e pressati con questo enorme albero di castagno che veniva fatto abbassare girando questa vite intagliata nel legno. Il tronco scendeva, pigiava i grappoli e da questa bocca ne usciva il succo che veniva raccolto in questa tinozza. Dopodiché veniva trasportato con questo carretto alle cantine per la maturazione. Questa era una vecchia imbottigliatrice. Rigorosamente a mano, con lo spessore per aumentare o diminuire la distanza della bottiglia. Questo lavoro veniva fatto esclusivamente a mano. Questi sono gli spessori che venivano aggiunti o tolti per poter far scendere o salire il tronco, per poter pigiare o ricaricare il tino per l'uva. Date le dimensioni del tronco, è ovvio che è stato prima portato il tronco e successivamente costruito l'edificio tutto attorno. Il tetto è fatto ancora come una volta, assi di legno ricoperte da piode, ossia sassi. Questo invece è il lavatoio, dove un tempo le donne venivano a reventare i panni. Ultimamente viene utilizzato dai giovani per infrattarsi con le ragazze oggiognesi o con le tedesche. Luogo appartato, molto utile di giorno. Di notte perde di efficacia in quanto dotato di forte lampione. A disposizione c'è anche l'acqua corrente. Oh,